Ciao a tutti ragazzi, bentornati in questo nuovo video di Pokémon. Oggi finalmente andiamo a battere la nostra palestra Curipoli. Qui dobbiamo ancora fare la nostra cattura, quindi direi di procedere col fare la cattura intanto. Meditite, va bene. Preferivo uno Swablu, però a quanto pare dovremo accontentarci di un Meditite. E andiamo di Acquagetto, spero di non ammazzarlo. Cioè, non dovrei. Ci è mancato poco. E andiamo di Ultra Ball. Intanto devo fare scorta di Ball a quanto pare, perché ho solo 3 Ultra Ball. Quindi faremo un saltino anche a Rupepoli a comprare un po' di cosette. Poi ho guardato un po' le debolezze della palestra e è il buio. Quindi Floatez ci servirà parecchio. Adesso daremo un nome al nostro Meditite. Raichu e Gyarados. Ma ce l'ha con me? Scusa. Uno è andato giù. Comunque non me l'aspettavo sta combo, cioè è distruttiva. Vabbè, lui non gli togliamo molto, ma ci sta. È vivo! Io lo adoro. Ok, ora l'abbiamo rischiata. Direi che Pokémon spero non venga one shottato. Hello. Ah no, beh, effettivamente c'era anche la lumachina. Avremmo potuto usare la lumachina. Vero. Spero non venga one shottato. Ah, ecco, perfetto. Sapevo che dovevo giocare la lumachina. Oh, è vero, è salito al 30, finalmente. Ah, guardate che bella la nostra lumachina. Allora, a questo punto questi li abbiamo battuti praticamente tutti. Andiamo direttamente a Curipoli e ci cambiamo il Pokémon. Cosa prendiamo? È rimasto solo Vooper. No, c'è anche il Meditite. Che forse non è male. Ed eccoci qua ragazzi a Curipoli. Direi che possiamo andare ad affrontare la nostra palestra. Questo è il team. Lo faccio vedere. Allora abbiamo Floatez al 36. Un Dustox al 34. E semplicemente Monferno al 35. Poi gli altri li ho un po' livellati. Lui, io ho fatto fare un paio di livelli. Infatti al 25 gli altri sono comunque sopra al 30. A parte lui. 2, 16, 15. 3 più 5 più 7. 15. Ah, ok, quindi 15. Vabbè, 15 credo, cioè nel senso è questa. Con cosa partiamo però? Perché o partiamo con Floatez e giochiamo subito il nostro Pokémon di punta, che potrebbe essere un'ottima mossa, secondo me. Quindi direi di partire proprio con lui. Tanto guardiamoci un po' in giro dov'è la roba. Perfetto. Prontiamo Fanny. E voilà. Sì, sono proprio qui per sfidarla. Allora, 3 Pokémon. Non dovrebbe essere una cosa troppo complicata. Giochiamo già il Pokémon più forte? Incredibile. Quindi direi che abbiamo fatto più che bene a mandare in campo Salvatore. Ah, non è il Pokémon più forte? Ah no, è Miss Magius il Pokémon più forte, credo. Pensavo fosse lui, però sincero. Vabbè, poco male. Buono. Ci becchiamo lo scoppio, ma buono. Cioè, gli abbiamo fatto un bel po' di danno, devo dire. Avremmo forse dovuto usare pistola acqua, ma non volevo rischiarmela a farmi tirare un attacco. Gengar, perfetto. Tiriamo un altro bel morso. Però... Huh? Cosa? Ma che stiamo scherzando? No. Ma che è? Bello schifo ragazzi, bello schifo. Non me lo aspettavo, ma proprio per niente. Che danni. Mi ha letteralmente one-tappato Floatez. Che schifo. Vabbè dai, pure brutto colpo, ma stai scherzando. Mi sa che a sto punto devo veramente allenare Gyarados fino al 36. Che schifo. Sì ma, cioè scusa, com'è possibile che io ogni volta che metto Monferno mi becco l'ombra artigli e puntualmente si colpisce da solo? Ma è imbarazzante. Ma fai veramente schifo. Potrai colpirlo una volta da confuso. Gastrodon,
e tutti noi, ti prego. Ah, una bella lotta, una ripresa. Iperpozione, bello schifo. Però ci curiamo anche noi. Non come dovremmo curarci, ma va bene così. Tiriamo un bel idropulsar. Oh, ma quanto è veloce il suo Gengar. Cioè, è velocissimo. Oh, mamma mia. Quanto adoro il Gastrodon. È più veloce, non posso dirgli niente. Ragazzi, mi sa che qui termina la Pixelmon. Che Pixelmon? Qua termina tutto. Cioè, io... L'abbiamo battuto. E anche questa l'abbiamo passata. Abbiamo perso dei compagni valorosi, ma ne è valsa la pena. L'abbiamo battuta. Grazie. Adesso posso usare Surf. Quindi ragazzi, è il momento di andare a prendere dei nuovi Pokémon. Ragazzi, vi saluto e ci vediamo in un prossimo video. Ciao!